believe what I'm seeing. The Italians have taken charge of this match. To beat the number one seed. Here he goes. Larissa serves. Seed from Italy. Beats the number one seed. Menegotti sets for a teammate, Vicky Hortitot. A volte la ami e a volte la detesti. No, a parte gli scherzi, io credo che non potrei vivere senza la sabbia. È proprio, la sento un po' come il mio habitat naturale. La mia pelle è bianchissima, quindi mi sono ustionata in tutte le forme possibili ed immaginabili. Quando saltavo, mi tuffavo, la sabbia mi entrava negli occhi, in bocca. Quando tornavo a casa, nonostante io mi fossi rilavata, spargevo sabbia per la casa. Pian pianino è entrata a far parte di me. Io credo che in una coppia di beach volley l'equilibrio sia essenziale. Questo equilibrio sicuramente può esistere solo se alla base c'è una fiducia in se stessi molto forte e ovviamente una fiducia reciproca. Le coppie nel beach volley da quasi tutti i giocatori viene definita come un matrimonio, perché comunque vivi a strettissimo contatto con la tua compagna in tutte le trasferte, in tutti i tornei, che è una gran parte del nostro anno, della nostra carriera. Viviamo nella stessa camera, è un dare e avere continuo. Sicuramente il nostro sport esibisce moltissimo il fisico, il corpo, soprattutto per quel che riguarda noi atlete. Un po' mi infastidisce quando i media si concentrano su cose non fondamentali, diciamo, per il gioco, però io personalmente non provo nessun imbarazzo quando scendo in campo a comunque mostrarmi in costume, cioè per me è una semplice divisa. Quando mi sveglio ho un bellissimo foglio del mio nutrizionista che mi ricorda cosa mangiare. La parte più bella della mia mattinata è fare i pancake proteici con la marmellata. E poi di solito abbiamo due allenamenti al giorno. E alterniamo allenamenti in sala pesi e allenamenti sul campo, che poi possono essere di tipo aerobico e con la palla. Mi aspetta la mia prima Olimpiade d'agosto a Rio e non so cosa aspettarmi, ce le ho sempre viste in televisione, ho sempre pianto con tutti gli atleti che vincevano e potrei piangere anche adesso. L'ultima partita con cui siamo state eliminate a Londra, alle Olimpiadi. Dall'altra parte della rete c'era appunto il mio idolo in assoluto, che è Misty May. Ed è successa una cosa che non mi sarei mai aspettata. Lei è venuta ad abbracciarmi a fine gara e mi ha detto: non ti preoccupare, che tu sei il futuro.